Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Radicali. Se avete un compito sui radicali e avete già visto tutti i video precedenti, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video. Partiamo subito con un esercizio. Andiamo a trovare la condizione di esistenza di questi radicali. Abbiamo tre radici. E abbiamo visto nel video sulla condizione di esistenza che la condizione va fatta solo quando l'indice di radice è pari e va posto il radicando maggiore o uguale di 0. Quindi poniamo questo primo radicando maggiore o uguale di 0. Qui l'indice è dispari, quindi sappiamo che non dobbiamo fare alcuna condizione di esistenza. Passiamo al successivo, qui l'indice è pari perché è sottinteso è 2, quindi dobbiamo porre il radicando maggiore o uguale di 0. Ma attenzione, siccome la radice è al denominatore, devo porre solo maggiore, non posso mettere anche uguale di 0. Come abbiamo visto, poiché ho più di una condizione di esistenza, va messo tutto sotto sistema. Andiamo a risolvere. La prima è facile, portando il meno 2 di qua viene x maggiore di 2. La seconda è già risolta, quindi la riscrivo. Faccio la tabella delle linee mettendo prima 0 e poi 2, perché devo mettere prima il numero più piccolo e poi quello più grande. La prima devo mettere una linea quando x è maggiore di 2, 2 qui, maggiore a destra. Siccome c'è anche l'uguale, devo mettere il pallino pieno. La seconda devo mettere una linea quando x è maggiore di 0, 0 qui, maggiore a destra. Poiché qui c'è maggiore solo, senza l'uguale, devo mettere un pallino vuoto. La soluzione è quella dove trovo contemporaneamente le due righe, ovvero questa qui. Quindi il CE viene x maggiore di 2. Andiamo a vedere un altro esercizio, andiamo a svolgere le addizioni e sottrazioni tra radicali. Con questo esercizio ripassiamo sia le addizioni e sottrazioni tra radicali, sia il portar fuori da radice, sia le semplificazioni. Infatti, sappiamo che prima di tutto dobbiamo andare a scomporre quello che è sotto la radice in fattori. Quindi qui ho 9 e lo posso scrivere come 3 alla seconda, perché 3 per 3 fa 9. E il resto lo ricopio. Qui ho 16, 16 in fattori primi posso scriverlo come 2 alla quarta, perché 2 per 2 per 2 per 2 fa 16. Di nuovo 9, 3 alla seconda, mentre qua 81 è dato da 3 alla quarta. Infatti, se verificate con la calcolatrice, 3 per 3 per 3 per 3 fa 81. Ora andiamo a portare fuori. Sappiamo che la regola dice posso portare fuori i fattori sotto l'indice di radice solo quando l'esponente è maggiore o uguale dell'indice. L'indice qui è sottinteso è 2, quindi 3 alla seconda lo posso portare fuori. 2 diviso 2 fa 1, resto 0, quindi dentro non rimane nulla e fuori rimane 3 alla 1, ovvero 3. Idem, x alla seconda posso portarlo fuori, 2 diviso 2 fa 1 col resto 0, quindi x va fuori elevato alla 1 e dentro non rimane niente. Per cui dentro ricopio la radice di y. Di nuovo, qua posso portare fuori sia 2 alla quarta che x alla seconda. 4 diviso 2 fa 2, col resto 0. Quindi fuori metto 2 alla 2 e dentro non rimane nulla. X alla seconda devo fare 2 diviso 2, 1, resto 0. Quindi fuori l'esponente è 1, x alla 1, e dentro non c'è niente. Anche qui mi rimane radice di y. Di nuovo, 2 diviso 2, 1, resto 0, quindi fuori mi rimane 3 alla 1. E dentro niente. Y alla seconda, 2 diviso 2, 1, resto 0, quindi fuori metto y e dentro non rimane alcuna y. Ricopio radice di x, perché x è elevato alla 1, non lo posso portare fuori. Qua possiamo semplificare, perché tutti gli esponenti sono multipli di 2, quindi posso riscriverli così. Ho riscritto la base elevandola tutta alla seconda. Vediamo se i calcoli tornano. 3 alla seconda, tutto alla seconda, devo fare 2 per 2, 4, quindi ritorna 3 alla quarta. X alla 1 elevato alla seconda, 2 per 1, 2,
e qui era x alla seconda, y alla seconda, tutto alla seconda, devo fare 2 per 2, 4 e ritorna il 4 che c'è qui. Ora, come abbiamo visto nel video sulle semplificazioni, posso semplificare l'esponente di tutto il mio radicando con l'indice di radice. Quindi qui va via e qua mi rimane 2. Ora posso portare fuori solo i fattori che hanno esponente maggiore o uguale di 2. Quindi 3 alla seconda lo porto fuori, 2 diviso 2, 1, resto 0. Quindi fuori ho 3 alla 1 e dentro ho 3 alla 0, cioè niente. Y alla seconda, 2 diviso 2, 1, resto 0, quindi fuori rimane y e dentro non c'è più y. Quindi mi rimane radice di x. Ora che abbiamo portato fuori, che abbiamo semplificato i radicali che potevano semplificarsi, sappiamo che posso sommare o sottrarre le radici solo quando sono simili. Individuiamo i radicali simili e andiamo a sommare. Devo sommare solo quello che c'è fuori dalla radice, mentre quello che c'è dentro lo devo ricopiare. Per cui 3x più qui 2 alla seconda è 4, quindi 3x più 4x fa 7x e il radicale lo ricopio. 3y meno 3y sono opposti, quindi se ne vanno. E questo è il nostro risultato. Ora andiamo a fare un esercizio sulla razionalizzazione. Come abbiamo visto, tutte le volte che ho una radice quadrata di un numero, per razionalizzare devo moltiplicare sopra e sotto per quella radice. Attenzione, qua c'ho un a che non mi dà assolutamente fastidio, quindi non devo moltiplicare sopra e sotto per a radice di 8, ma solo per radice di 8. Sopra 8 per radice di 8 rimane così. Sotto radice per radice se ne va, quindi rimane 8 e a lo ricopio. A questo punto guardiamo se si può semplificare qualcosa. Sopra e sotto 8, 8 se ne vanno e la soluzione è radice di 8 fratto a. Andiamo a fare un altro esercizio sulle razionalizzazioni, un pochino più difficile. Questa volta abbiamo due radici sotto al denominatore separate da un più. Il trucchetto abbiamo visto che consiste nell'andare a moltiplicare sopra e sotto per la stessa identica cosa, ma col segno opposto, quindi meno. Ora, sopra moltiplichiamo, quindi 6 per il primo termine, vi ricordo che devo moltiplicare fuori con fuori, dentro con dentro, quindi 6 per il coefficiente che c'è davanti alla radice 1 fa 6 e questa la ricopio. Stessa cosa, 6 per 1, 6 radice di x. Sotto invece devo applicare la regola della somma per differenza. Se non vi ricordate questo prodotto notevole, andate a vedere la playlist sui prodotti notevoli. In pratica dobbiamo andare a moltiplicare la prima radice con la prima e noi sappiamo che una radice per se stessa va via la radice, quindi rimane x più 2, meno la seconda radice con la seconda e quindi radice di x per radice di x rimane x. Ora x e x sono opposti e quindi se ne vanno. Sopra posso raccogliere un 6 e quindi viene così, mentre sotto rimane 2. Perché ho raccolto 6? Perché ho visto che sotto avevo 2 che poteva semplificarsi con tutti e due i coefficienti. Quindi ho raccolto, così ora 6 e 2 si semplificano e rimane sotto 1 e sopra 3. Ora andiamo a ripassare i radicali doppi. Andiamo a risolvere questo esercizio. Vi ricordo che la formula del radicale doppio è la seguente. E prima di tutto dobbiamo avere un a più o meno radice di qualcosa. Questo vuol dire che questo 2 qua non va bene, dobbiamo portarlo dentro. Così ripassiamo anche il portare dentro una radice. Vi ricordo che per portare dentro dobbiamo elevare quello che ho fuori allo stesso indice di radice. Qui l'indice è sottinteso 2, quindi per portare dentro verrà 2 alla seconda, che moltiplicato per 10, 2 alla seconda 4, 4 per 10 diventa 40. Ora scritto così possiamo applicare la formula. A vale 11 e B 40. La prima cosa che vi consiglio di fare su questa formulona orribile è andare a calcolare quello che vi ho evidenziato in rosa. Nel nostro caso viene 11 alla seconda meno 40, ovvero 121 meno 40, che fa 81. Quindi la radice di 81, perché qui dobbiamo fare la radice di tutta quella cosa, fa 9. A questo punto andiamo a calcolare la formula, quindi mi dice A 11 più 9 fratto 2. Più o meno il segno dipende da quello che c'è qui. Da noi c'è meno, quindi dovevo mettere meno.
Poi la radice di A, 11, meno 9, tutto fratto 2. Facendo i calcoli, 11 più 9 fa 20, diviso 2, 10. 11 meno 9 fa 2, 2 fratto 2, 1. E sappiamo che la radice di 1 fa sempre 1. Ora, per concludere questo ripasso generale sui radicali, andiamo a svolgere l'esercizio sulle moltiplicazioni e divisioni tra radicali. Sappiamo che possiamo moltiplicare o dividere uno o più radicali purché abbiano lo stesso indice di radice. Qui l'indice è 2 e qua è 4. Dobbiamo fare l'MCM, che tra 2 e 4 è 4. Quindi dobbiamo andare a portare le nostre radici tutte allo stesso indice. 4 diviso 2 è 2, devo elevare tutto il mio radicando alla seconda. Mi avvantaggio, il diviso lo trasformo in per e ribalto il radicale. La radice è già 4, quindi questo qui, che era sopra, mi andrà a finire sotto, cioè al denominatore. Quindi diviso questa roba qua è diventato per 1 fratto questa roba qua. Ora che abbiamo lo stesso indice di radice, possiamo portare tutto sotto un'unica radice. Facendo i calcoli, tutto questo elevato alla seconda vuol dire 2 alla seconda, 4. X alla seconda, x alla seconda. Y alla seconda, tutto alla seconda, dobbiamo fare 2 per 2, 4. Per, questo lo ricopio perché non ci sono calcoli da svolgere. Ora andiamo a semplificare. 4 e 2 rimane 2 qua e qua 1. X alla seconda e x, qui mi va via tutto, mentre qua me ne rimane una. Y alla quarta e y, qua va via tutto e qua me ne rimangono 3, perché 4 meno 1 fa 3. Quindi la nostra radice viene sopra 2xy alla terza e sotto z alla terza. È ora di mettere in pratica quello che hai imparato da questo video. Se ti alleni con me ormai da un po', avrai capito che se ti eserciti e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. Non farti prendere dalla pigrizia, non rimandare, mi raccomando, fai subito gli esercizi e mettiti alla prova. E anche per oggi è tutto. Se hai un compito su questo argomento, io ti faccio i miei migliori in bocca al lupo. Mi raccomando, non ti agitare, non andare in ansia, perché le cose le sai fare. Se invece hai guardato questo video così, tanto perché eri interessato, perché eri curioso, beh, ti faccio ancora di più i miei complimenti. È sempre un buon momento per passare del tempo a studiare e imparare cose nuove. Come sempre io mi presento, sono Magna Tomassini e ormai il mio motto lo conoscete tutti, è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.